Non so se funzionerà questa cosa, però ci si prova. Oh no! Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergenes, bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete in una location un po' diversa, questo è il mio salotto. E niente, per quale motivo? Perché volevo utilizzare un posto diverso ogni tanto. Non perché la mia stanza è nella merda più totale in questo momento, no, assolutamente. Detto questo, oggi facciamo un local report. Per quale motivo, ragazzi? Perché, nonostante non sia oggi che ho portato il mazzo scelto da voi, ho vinto SUSHiP, quindi io dovrò portare SUSHiP venerdì, ma va bene. Nonostante oggi non abbia portato il mazzo che ha vinto il sondaggio, comunque il local report non lo porto da una settimana, anzi forse di più, perché settimana scorsa io non ho partecipato a nessun torneo perché non potevo giocare. Quindi quando salteranno un po' di local report, ovviamente eccetto per la pandemia, aspettatevi appunto più report in una settimana, ecco, mettiamola così, o magari quello di SUSHiP lo vedrete per domenica, non lo so. Vabbè, detto questo, comunque è un local report particolare, diverso effettivamente, perché ho portato Nono Damantia. Ho deciso di portare Altergeist oggi, con il cane pure che abbaia fuori. Sono andato a fucilarlo. No, gli animali sono sacri, non si tocca. Allora, dicevo, ho portato Altergeist e Nono Damantia, quindi un local report diverso, quindi boh, cioè, local report. Eravamo in 8, e quindi questo vuol dire 3 turni. Ho giocato appunto Altergeist in una versione un po' diversa da quella che avete visto sul canale. Ci ho messo le rivalità dei signori della guerra di Maine, che ci ho provato, insomma, sto facendo dei test con Altergeist, mettiamola così. E niente! Ho giocato Altergeist. Allora, prima partita vado contro Synchron Spam Turbo. Perdo il dado. Dico che, ok, vinco 2-0. Niente. Tra l'altro mi devo mettere un po' più al centro perché così mi sembro un demente. Tra l'altro io mi vedo anche nella TV. Vabbè, detto questo comunque. Niente, vinco 2-0 secco con Synchron perché evoco Synchron sconosciuto passo, setto 2 passo, io ero tipo ok, champ. E niente, quindi vabbè, ho poco da dire veramente su questa partita. Veramente poco da dire. Poi, secondo turno vado contro Beppe. Sapete cosa vuol dire contro Beppe, ovvero Dragon Turbo. Non giocando Ashe di main, anzi non giocando Ashe proprio, mi sono ritrovato in balia di Dragon Turbo. Vinco il dado, ma vedo letteralmente di carte giocabili in permanence e Melus in cerca. Io mando Melo al cimitero con un farciore in culibo, addo Faker, in permanenza settata, passo. Lui fa Prosperity, banna Sei, la sesta carta è Red Ace Fusion, perdo. Niente, breve storia triste, ma non perdo ovviamente TK'ato, perdo perché contro Dragon non potevo dire un cazzo. Poi va seconda partita, vado io. Vedo tutto tranne quello che mi serviva per andare in culo a Dragoon. Niente. Giudizio solenne, no. Vabbè, è un mazzo molto particolare quello che si trova di rado. Alla fine sapevo che Beppe giocava lì. Ho preparato una lista che potrebbe andare più o meno bene in un torneo, mettiamo, serio. Non al local del faro, ecco, dove trovi Beppe che gioca quella cagata. Verso 2-0 secco da Dragon Turbo perché sì, perché ho detto vabbè sti cazzi di Beppe, in tutta onestà. Terza partita vado contro Mac Infinitreno, insomma, quel miscuglio lì. Prima partita tiratissima, però vado a vincere, nonostante mi abbia attivato avevo 4 mossi sul terreno, mi attiva tetto acuminato. Io in quel momento ero ok. Vabbè, poi mi attiva anche qualche counter strana, cose del genere. Era un Mac Infinitreno non combo ma control. E quindi, vabbè, comunque vado a vincere la prima, poi alla seconda
gli faccio: ah, che bella quella norma rimbalza, ah, che bella quell'evocazione rimbalza, ah, che bello quello rimbalza, e quindi vado a vincere 2-0. Il torneo finisce che sono arrivato terzo con 2 vittorie e 1 sconfitta. Vabbè, se ti calano Dragoon puoi fare veramente poco con Altergeist. 2 vittorie e 1 sconfitta, tra l'altro contro Beppe mi sono preso pure Spolverino. Vabbè, niente, 2 vittorie e 1 sconfitta, arrivo terzo a pari merito con un altro ragazzo. Vabbè, ho ancora da dire, comunque il mazzo girato ci sta, è un mazzo che comunque conferma il fatto che per il meta attuale, secondo me, è molto buono, va assolutamente da Dio con il meta attuale, ovviamente Dragoon permettendo, se vi trovate in un regionale, vedo difficile di questi periodi, però se vi trovate in un posto, mettiamola così, dove giocano Dragoon a ripetizione, la fatevi il segno della croce, che ne vincerete una ogni morte di papa, a meno che non avete Droplet o i Kaiju o Dark Cooler No More. Però Dark Cooler No More, se uno gioca Dragoon Turbo, gioca a giudizi solenni, gioca a modo per negare Dark Cooler, quindi sti cazzi. E niente, quindi alla fine il vero problema è giusto quello. Per il resto tutto sorpassabile per Alter. Tutto sorpassabile per Alter, fortunatamente. Mazzo che promuovo assolutamente. Bisogna vedere poi con i supporti che cosa riuscirà a fare. E nel caso bannino Dragoon, il mazzo è da tenere sott'occhio. E niente, il prossimo Locker Report sarà su Ship puro. Mi voglio uccidere. Sto scherzando, ovviamente, è ironia, non voglio istigare nessuno. Detto questo, signori, raccontatemi i vostri local, magari nei commenti, il vostro ultimo local, come è andato. Creiamo una discussione una volta tanto su questi tipi di video, Local Report, e ditemi anche se vi piace la location particolare, molto film erotico. Sembra il divano del pappone. Il pappone di Gaming Tonight. Papping Tonight. E niente. Ciao ragazzi. Dal mio divano da pappone.